Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. Il coronavirus, secondo il Corriere della Sera dell'8 giugno, avrebbe fatto fino a questa data 400.000 vittime nel mondo e un totale di 7 milioni di contagiati. Una cifra impressionante se si tiene conto che ci si è arrivati in 3 mesi e non in 1 o più anni. È un dato di fatto che non ammette repliche. C'è però un altro dato di fatto da tenere sempre presente. Secondo il sito World Matters, le vittime dell'aborto nel mondo sono 125.000 al giorno, cioè più o meno 11 milioni e 400.000 ogni 3 mesi, quasi 30 volte di più delle vittime del coronavirus. L'aborto però non è una malattia infettiva, ma è l'interruzione violenta di una gravidanza ottenuta con un atto omicida. Contro il coronavirus si sono impegnati a fondo tutti i governi e sono scesi in campo battaglioni di scienziati e di medici sostenuti da una massiccia campagna mediatica. Ma gran parte degli stessi politici, medici e giornalisti sono schierati a favore dell'aborto e coinvolti, direttamente o indirettamente, con la parola o con l'azione, nella distruzione di massa di esseri umani innocenti. E se del coronavirus è ancora ignota l'origine e la natura, dell'aborto sono chiari i mandanti e gli esecutori. Nessuno esalta il coronavirus come un bene per l'umanità, mentre l'aborto è ancora considerato da tanti come un diritto civile. I governi hanno reagito al coronavirus attraverso misure di distanziamento sociale che hanno comportato un'oggettiva restrizione della libertà fisica dei cittadini. Contro questi arresti domiciliari si è sviluppata una protesta ampia e trasversale che ha unito in tutti i paesi uomini di destra e di sinistra, cattolici e laici, che hanno percepito il confinamento come la prova generale di un regime totalitario in fieri o già in atto. Una protesta altrettanto massiccia non si è però ancora sviluppata contro l'aborto e soprattutto manca nei confronti di misure politiche e legislative come quelle previste in Italia per sanzionare il cosiddetto delitto di omofobia. I veri regimi totalitari non si limitano infatti a sopprimere la libertà fisica dei cittadini, essi vogliono distruggere la libertà morale, ben più importante di quella fisica. Ciò che rende totalitario un regime non è la negazione della libertà, ma la negazione di quell'ordine di valori su cui la libertà si fonda. E poiché non c'è ordine di valori autentico al di fuori di quello naturale cristiano, l'unica vera libertà e la prima negata dai regimi totalitari è quella di vivere in conformità a quest'ordine naturale cristiano e di poterlo difendere pubblicamente. Nelle prossime settimane si discuterà in Italia un progetto di legge contro l'omofobia che prevede il carcere per chiunque diffondesse l'insegnamento sulla sessualità della morale naturale cristiana. I progetti di legge presentati dalle forze politiche di sinistra e di ultrasinistra, ma avallati anche da qualche esponente del centrodestra, si propongono di reprimere ogni voce che affermi la superiorità della legge divina e cristiana su ogni forma di ateismo e di immoralità. La cultura secolarista che nega il diritto alla parola è la stessa cultura di morte che esalta l'aborto. L'itinerario che abbiamo di fronte è inquietante, perché date le premesse si può immaginare che dopo l'eliminazione fisica dell'innocente nel grembo materno qualcuno arrivi a chiedere la soppressione anche fisica dell'omofobo o del fondamentalista che si ostini a difendere la legge naturale e divina rifiutando ogni forma di rieducazione. Contro questo processo rivoluzionario che sta arrivando alle sue ultime conseguenze, noi non rivendichiamo il diritto alla libertà di espressione, rivendichiamo il diritto irrinunciabile che ha la verità a manifestarsi, perché solo la verità ha dei diritti, il male non ne ha e va sempre combattuto e represso. Questa è la vera battaglia di oggi, tutto il resto è un diversivo.
Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.